ragazzi, e bentornati in questo video qui a Già Piazza Oggi. Siamo in qui ragazzi in un nuovo video, siamo appunto qui ragazzi per l'evento ragazzi del calcetto e degli youtubers, quindi mi raccomando, speciale vlog, io ho portato il vlog ragazzi, quindi mi raccomando, vi invito a seguire tutti quanti i canali qui sotto in descrizione, andate a seguire gli altri canali molto importanti, iscrivetevi ai loro canali, trovate altri video, altri contenuti su questo evento, quindi troverete la partita intera, troverete gli highlights della partita, troverete delle sfide calcistiche, mi raccomando, su tutti quanti i canali, hanno fatto ogni canale ha fatto un video speciale, quindi andatelo a recuperare dopo che avete visto questo video, quindi un bel mi piace, un commento e la vostra, ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella notifica per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei contenuti e date un'occhiata alla descrizione, seguitemi sui social e seguite anche tutti quanti gli altri canali che partecipano. Vi ringrazio Michele di Fantagol e tutti i partecipanti per questo bellissimo evento, spero di rifare presto, un bacione, vi lascio a Già Piazza del Passato, vamos, ciao ragazzi, bella. Buongiorno ragazzi, sono sul treno, non ho potuto registrare prima, sto per andare, ancora devo arrivare a Roma Termini, mi devo incontrare poi con gli altri ragazzi, con gli altri youtubers, quindi ragazzi oggi ci sarà il torneo, l'evento grandissimo del calcetto degli youtubers, quindi mi raccomando rimanete alla fine, fino alla fine del vlog. Buongiorno a tutti e buon proseguimento, ci vediamo più tardi, un bacione. Eccomi ragazzi, so io. Sono arrivato alla stazione Termini, adesso vedete qua c'è il treno, questa è la stazione. Sto arrivando. Ragazzi vi svelo una cosa, per la prima volta oggi prenderò il tram, cioè io sono a 20 minuti da Roma e non ho mai preso il tram, quindi questa è la prima volta che prendo il tram. Ci vediamo direttamente sul tram e vi mando un saluto al volo. Sto arrivando ragazzi, aspettatemi. Ragazzi, sono sul tram, è la prima volta che prendo il tram. Alla fine è un mix tra tipo la metro e l'autobus, solamente è tipo una metro che passa su strada però, attraverso un filo elettrico. E sto in piedi come al solito, sono sempre al solito sfortunato che non trovo mai posto. Vedete ragazzi, in piedi. Ecco. Mi raccomando, fate sempre il biglietto e portate sempre la mascherina. So io comunque, ma Leo per farmi vedere che so io. Niente, ci vediamo appena arriviamo sul campo dei calcetto, raga. E continuate a vedere il video. Ragazzi, sono fuori il centro sportivo Roma 6, che ringrazio, ma guardate che spettacolo dei murales. Cioè, complimenti agli artisti che hanno composto questo murales, vi faccio vedere. Cioè, roba assurda. Guardate là. C'è qualcosa di fantastico, fantasmagorico. Niente raga, siamo arrivati al campetto, ci vedremo direttamente sul campo o negli spogliatoi, non lo so. Io vi dico ragazzi che se venite a viva a Roma, questa qua la potete pure buttare, la patente, la potete pure buttare perché non serve più, perché io oggi ho preso per la prima volta il tram, ragazzi, qualcosa di fantastico. Alla fine è come la metro, solamente che cammina su strada. Sono state tipo 10 fermate, 12 fermate, ci ha messo neanche 20 minuti. Perciò addio patente se vengo a vivo a Roma. Detto ciò, continuate a vedere il video, un bacione. Ecco ragazzi, stiamo per comporre le squadre. Un saluto a tutti quanti. Ciao ragazzi. Nome d'arte? Mufasa. No, nome del dello squadra. Andrea del bar dello squadra. Io Alessandro, nome d'arte Romario, cioè. Dai. Nome d'arte Chiuzzo, nome vero. Nome d'arte Federico Ghino, tuo fan da calcio. Un saluto a Federico Villino. Nome d'arte Lorenzo Cantarini, sempre quello. Vabbè, ma cioè Lorenzo Cantarini chi è che non lo conosce? Conosce pure mia madre che non c'entra mai su YouTube. Grande, un saluto a tua madre allora, ciao. Nome d'arte? Michele Slama. Buonasera, buongiorno Michele Slama. Buonanotte. Nome d'arte? Simo Ciglio. Ci abbiamo un altro tifoso amante della Roma, sfegatato come me, Fracico. Nome d'arte? Grandi ragazzi, niente di nome d'arte, Francesco De Zona Romanista. Ecco, quello che veramente se ne intende, quindi andate a seguire, anzi, no, manca il capitano.
E il capitano manca. Non è che vabbè. Ciao ragazzi, è un piacere essere qua. C'è anche grande Giabiox. Guarda qui quanta bella gente che c'è. Raga, io ringrazio Fantagol perché è stato lui che ha organizzato tutto. Senza di lui non saremmo qua. Quindi lo ringrazio fortemente e grazie mille. Pensate che è partito da molto lontano per arrivare qua. Quindi gente che viene dalla Sicilia, quindi un apprezzamento con ben mi piace non costa niente. E se ve va pure iscrivetevi sia al mio canale che gli altri canali che trovate tutti qua sotto in descrizione. E mi raccomando, continuate a vedere tutto il video, non fate che chiudete il video dopo aver visto 2 minuti di video. Quindi vedetevi tutto il video, non so quanto durerà, ma rimanete fino alla fine, mi raccomando. Qua sotto con un commento hashtag fino alla fine, mi raccomando. Forza Roma e chi vi... Forza Roma e vediamo chi vince. Fate un pronostico qua sotto di chi vince. Ragazzi, ecco, le squadre sono composte: squadra dei rossi contro squadra dei gialli. Scrivete qua sotto un commento, secondo voi chi vinceranno, i rossi o i gialli. Ragazzi, sarò l'allenatore di entrambe le squadre, sia dei gialli che dei rossi. Ci tengo a precisare una cosa, mi raccomando, se volete vedere la partita completa la troverete sugli altri canali, che non so chi la su quale canale, quindi voi cliccate tutti quanti i canali, iscrivetevi a tutti i canali. Ragazzi, partita molto bloccata, devo dire. Sono passati già 10 minuti, ancora sul punteggio di 0-0. Strano, perché già a questo punto a calcetto si sono già fatti almeno un gol a testa, ma stanno ancora sul punteggio 0-0. E la partita di corto muso, un tiro per entrambe le squadre. La squadra rossa capitanata da Michele Fantagol e la squadra gialla capitanata da mister poco di meno che Cantarini. Ragazzi, stanno entrambi 0-0. Partita bloccata di corto muso, sarà una vittoria di corto muso o se andrei pari. Ecco, appena segnato la squadra gialla. Chi ha segnato? Eccolo. Appena segnato Federico Villini, mi raccomando, il bomber della nostra nazionale. Ragazzi, la squadra gialla che passa sul punteggio di 2-0, gol di Cantarini. Fai esultanza Cantarini. Eccolo, è gasato, già è pronto per fare il terzo doppio. È pronto per fare un altro gol. Intanto la squadra gialla prosegue sul punteggio del 2-0. Attenzione alla squadra rossa che attacca, parata del portiere della squadra gialla. Ci prova la squadra rossa, ma per il momento ancora dietro, fuori forma. Si sta scaldando, tirerà fuori forse le energie necessarie magari più avanti. Ancora ragazzi sul punteggio 2-0, quasi 3-0 per le mele gialle contro le rape rosse. Diciamo, dammi un soprannome. Le mele gialle che ancora vincono 2-0 e le rape rosse ancora che hanno fatto un tiro in porta per il momento, diciamo stanno un po' più chiusi. Diciamo che ho visto un po' più in forma le mele gialle, quindi adesso ci è andata vicino anche sul terzo gol. Eccolo, ancora il gallo che canta che porta le mele gialle sul punteggio di 3-0. Purtroppo le rape rosse stanno sotto di 3 gol, sarà difficile rimontare. Ancora il gol della doppietta, quindi 4-0 ragazzi, 4-0. Assurdo, raga, qualcosa di... Mi pare di vedere Bodo Glimt Roma 4-0 per il Bodo Glimt. I gialli che sono il Bodo Glimt. Assurdo. Non mi aspettavo un risultato del genere. Impronosticabile. Ragazzi, ultima azione, ultimi minuti di recupero, stanno concludendo ancora sul punteggio di 4-0. Per la squadra delle mele gialle, doppietta del Cantarini e doppietta di Federico Villini e dei rossi. Ragazzi, purtroppo ci sono stati due tiri, tutti e due, un tiro parato dal portiere dei gialli e un tiro fuori. Quindi diciamo ancora la squadra rossa che finisce adesso il primo tempo. Le squadre, io voglio andare a intervistare. Ma la recuperiamo. La recuperate. Allora, dice, pensavo quello dei rossi dice che la recuperate. Sì, io pensavo peggio, 4-0 è recuperabile. Recuperabile. Sì. Andiamo dal bomber, dai due bomber. Cosa dice lei, bomber? Andato tutto molto bene, la squadra ha giocato perché io forte in questa squadra, perché senza Zlatan questa squadra non gira. Andiamo dall'altro bomber, quindi l'altro che ha fatto doppietta. Pensiero a caldo. Sta andando bene. E niente di che, adesso dobbiamo fare altri 4. Non era gol. Ne hanno tolto uno. Qua dicono che poteva essere anche un 0-5, però
però secondo me, dai, il pallone non era entrato proprio tutto, quindi 0-4 è già un margine eccessivo per un primo tempo giocato. Ammesso che era entrato, quindi adesso durante, se voi vedete la partita, ci sarà anche la goal line technology, perché noi siamo avanti con la tecnologia, abbiamo anche il VAR portatile, quindi dai, la recuperiamo secondo lei, mister? La vedo tosta, mi pare sta a vedere Bado Clint Roma, quindi non so. Allora visto Bado Clint, allora. Sì. Oppure Borussia Dortmund Perugia. Forse è meglio, dai. Vogliamo dire anche due parole sulla sua entrata a caldo dopo 30 secondi per mettere subito in chiaro le cose. Vediamo anche lui per la sua entrata bella calda subito. Sì, è subito entrato a far male, 5 contro 4. Sì, ma lui in realtà non mi segue, gli ho consigliato male a fante. Diciamo che la vedo tosta il recupero dei rossi, però non mai dire mai, perché nel calcio la palla è rotonda, anzi è sferica, non è rotonda, è sferica, quindi mai dire mai, qui il chiuso che stai esultando. Ma ragazzi, quanto siamo forti. Troppo forti, raga, troppo forti, cioè veramente assurdo. Iscrivetevi da tutti, mi raccomando. È arrivato finalmente il primo gol delle Rape Rosse. Vogliamo l'esultanza del golador delle Rape Rosse. Veramente d'occhiata a culo, non so come si è tratto. Devo bippare pure la clip. Comunque va bene, le Rape Rosse che accorciano le distanze, mamma mia. Ragazzi, purtroppo non c'è storia, le mele gialle che sono troppo forti. Anche il gol di Chiuzzo, cioè assurdo, raga. Le mele gialle stanno asfaltando le poverine Rapere Rosse. Poverine. Una tattica, angolo dietro, così gli altri si sbilanciano e noi contropiede. Diciamo, ragazzi, c'è un tasso tecnico forse un po' superiore delle mele gialle, però diciamo che è un amichevole, quindi vince il divertimento, ragazzi, però anche un minimo di competitività ci sarà, però continuate a vedere il match. E ancora che canta il gallo ancora che canta, e sono tre, ragazzi, top player, ragazzi, prendetelo al fantacalcio, il canta, ragazzi, è meglio di Quagliarella quest'anno. Il canta è come Ciro Immobile, ragazzi, è come Ciro Immobile. Ah, raga, ho dovuto skippare un altro gol perché veramente ne stanno a fare uno ogni 3 secondi, ragazzi, come è come le zollette di zucchero nel caffè, cioè troppo. Purtroppo qui festeggiano, ma magari fuori dal campo no, chi lo sa. Comunque stanno asfaltando le Rape Rosse, purtroppo, che ormai si stanno anche un po' demoralizzando, però ragazzi, l'importante è divertirsi, ricordate sempre, questo è il motto, divertirsi e partecipare sempre. Non mollano le rape, anche se stanno con un margine di scarto molto alto, non mollano le rape, ci credono fino alla fine. Peace and love. Occhio. Ragazzi, non c'è mai fine, non c'è storia questa sera, non c'è storia. Gialli ancora segnano ancora. Il canta che canta ancora, incanta questa partita. Un saluto, un commento a casa di due bombe. Bel mazzo, pensaci, bel mazzo. Siamo anche concittadini, cioè. Ecco, quindi mi raccomando, Mancini, oltre a convocare Gio Pedro, c'è anche il canta che aspetta la convocazione e è pure cittadino italiano. Ragazzi, le mele gialle, ragazzi, non finiscono più di segnare, sembra un flipper, continuano a segnare a rotta di collo, ragazzi, qua a Roma significa che continuano a segnare di continuo, le povere Rape Rosse che abbozzano, cercano di perdere con meno scarto possibile, però ragazzi, la partita, non vi dico il risultato perché poi dovete vedere la partita sugli altri canali, però è abbastanza esilarante il risultato. Il gol della consolazione delle Rape Rosse. Incompia la rete! Almeno ci credono anche. Me lo ha insegnato Rui Patricio. L'ha insegnato Rui Patricio, vabbè. C'è stato un errore del portiere della squadra delle mele gialle che vedrete nella partita. Manca ancora un minuto, però le Rape Rosse stanno sotto di tanti gol di scarto. Però ragazzi, l'importante, come dico sempre, è divertirsi.
80 che segna anche durante la fine partita, anche quando manca 10 secondi alla fine della partita, lui continua a segnare, non smette più. Adesso le rape rosse non ce la fanno più, sono stremate in campo. Vi aspetto per le interviste post partita, ragazzi. Ascoltiamo qui all'intervista prima le squadre delle Rape Rosse, che purtroppo non vi dico il risultato, ma risultato triste per le Rape Rosse. Voglio ascoltare il loro commento a caldo. Siamo stati più lenti sulle seconde palle, abbiamo sbagliato il pressing, la costruzione dal basso, ci rifaremo al ritorno. Fede Piglino, va. Ciao a tutti, è stata una bella partita e ho sofferto molto la profondità che dava Francesco, anche lo stesso Pagano nel secondo tempo era molto molto abile. E ho giocato una buona partita, ma credo che si esalti di più il collettivo e Lorenzo Cantarini davvero super. Allora ascoltiamo un commento a caldo del bomber della squadra delle Mele Gialle. Cosa dice lei? Io dico grazie per questa partita, è molto bella, molto hermosa e spero che divertimento per il pubblico e sia pieno di gnocca, si dice gnocca in italiano. No, no è gnocca? No, bello, mancavano le gnocche, però è vero, claro, i nostri gol ci hanno dato una bella. Ascoltiamo il commento di Maurizio Sari, che dalla Lazio ha fatto un salto qui a vedere la partita del calcetto, adesso sta indossando anche la maglia della Roma. Allora Maurizio, cosa dice lei su questa partita? Diciamo che la partita l'abbiamo persa negli spogliatoi, i ragazzi non si sono concentrati e è andata così, non c'è niente da fare. Purtroppo le Rape Rosse che sono rimaste sotto e quindi il risultato, il margine di scarto è molto alto. Due parole a caldo sulla partita, Michele. Diciamo che io fisicamente non c'ero, però mi sono divertito, ho fatto un paio di interventi belli, questo mi è piaciuto comunque, sono contento poi dell'evento, di beccarci tutti insieme, era quello il bello, dai, era quello lo scopo. Come ho detto durante la partita, l'importante è divertirsi e partecipare, mi raccomando, questo c'è la base di tutto, perché ricordiamo che il calcio è un gioco, quindi la base di tutto è il divertimento, quindi prima il divertimento e poi magari vincere è importante, ma anche divertirsi. E voglio fare una domanda al Chiuso, com'è partire dalla propria patria per venire a giocare a Roma? Ma sicuramente è una bella esperienza, ragazzi, è una città fantastica, storica, e quindi è veramente tutto bello, è la prima volta che sono qua, quindi è veramente... Quindi anche prima esperienza a Roma, quindi. Assolutamente, ragazzi, secondo me è la città più bella al mondo, o sicuramente una delle città più belle al mondo. Ragazzi, ma come si fa a preferire altre città? Roma è Roma de cuore, Roma è Roma de cuore, Roma è bella, Roma canta e Roma si ama, Roma si ama. Dopo detto questo, ragazzi, ci sentiamo più tardi, continuate a vedere il vlog. Ragazzi, adesso iniziano a registrare delle sfide challenge delle sfide speciali che vedete sugli altri canali. Quindi mi raccomando, iscrivetevi a tutti i canali. Io ovviamente ci rivedremo magari più tardi. Vi mando un salutone e continuate a vedere il vlog. A few moments later. Voglio dedicare questo coro al canta. Tra denunce e tra diffide ci domandano perché, me ne frego rispondendo che il canta segna per me. La 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 la. Oh canta segna per me. Dai Cantarini, buon Bernato! Io sono commosso, veramente. Sono commosso. Questa è l'esultanza di un tifoso del Cantarini. Dopo la partita di oggi, poi. Raccomando, a parte gli scherzi, dopo andate a seguire la partita sugli altri canali, anche le challenge, che ho spento la cam per risparmiare la batteria, andate a seguire le challenge che hanno registrato gli altri canali nei link qua sotto in descrizione. Un bacione.
Ragazzi, qui ci saluta un grande youtuber e una grande persona. Vorrei sapere cosa ne pensa di questa giornata del buon Chiuzzo. Ragazzi, intanto veramente ringrazio Giapiox, come ringrazio tutti i ragazzi che sono stati qui oggi. Veramente è stata una giornata bellissima, soprattutto conoscerli, confrontarsi e comunque confrontarsi anche nel campo, ragazzi. Spero che questo video e gli altri video vi siano piaciuti di tutti. Iscrivetevi a tutti i canali possibili e immaginabili, ragazzi. Trovate il link qua sotto in descrizione di tutti i canali, anche del Chiuzzo, il mio e di tutti gli altri. Brindo alla vostra salute, alla nostra salute. Giornata magnifica. Alla prossima. E ragazzi, noi magari ci rivediamo più tardi, magari per quelli che rimbercano tutti si fermano a cena, quindi ci sentiamo più tardi. Ragazzi, purtroppo il nostro top player ci abbandona dopo la fantastica serata. Io ringrazio perché oltre ad essere uno youtuber gigante è anche una persona gigante, una grande persona. Io lo ringrazio perché sono contento di averlo conosciuto di persona. Un parere sulla giornata. Giornata fantastica, mi sono divertito tantissimo. Già Piox, però mi raccomando, quando diventerai famoso, te che ti chiameranno il Grande Fratello, perché sicuramente ti chiameranno il Grande Fratello a te. Ricordati di me, ricordati, A voi, chi si può scordare? Il grande, il pirata. Chi si può scordare del pirata Lorenzo Cantarini? Chi si può scordare? Nessuno. Cioè, veramente. Io lo ringrazio, vi ricordo che sia il suo canale che anche il canale degli altri partecipanti trovate tutti quanti i link qua sotto, ma penso che lui lo conoscete, difficilmente non lo conosce qualcuno, forse quelli che ancora non sono nati non lo conoscono. Vabbè, io vi ricordo di lasciare un mi piace e un commento qui sotto, voglio sapere con un commento che ne pensate di questo evento. Volete un altro vlog o altri video insieme a questo gruppo, a questo magnifico gruppo che qui vedete anche Michele di Fantagol, Federico Federico Vellino, Pro Fantacalcio Federico Vellino e Simoncino. Simoncino. Quindi mi raccomando, i canali trovate qua sotto, io vi ringrazio perché sia loro e ringrazio voi che state vedendo questo video, mi fa piacere. Oh. Voglio un vostro commento, un bacione. Iscrivetevi da Giapiox, che è un grande. Se ve va iscrivetevi, raga, io sarei contentissimo. Un bacione, ci vediamo anche noi durante cena o dopo cena, vi aspetto più tardi. Eccoci qua ragazzi, stiamo per la conclusione di questo vlog. Spero che vi sia piaciuto, mi raccomando, se volete altri video del genere, vlog o video insieme a loro, mi raccomando fatemelo sapere qui sotto. Trovate tutti quanti i link e tutti i partecipanti di questo fantastico evento del calcetto dei youtubers. Trovate il link qua sotto, iscrivetevi anche ai loro canali, se vi va pure al mio. Mi raccomando, mi piace che tanto è gratuito, voglio sapere la vostra in generale, se vi piacciono i vlog fatti in questo modo, se volete li farò magari in futuro, mi fa piacere farli. Io ringrazio Michele di Fantagol che lo saluto, grazie dell'evento che è stato un evento fantastico e ci ha coinvolto a diversi canali YouTube, ragazzi sparsi dall'Italia, quindi è una cosa speciale per me e quindi lo ringrazio fortemente e ringrazio anche tutti i partecipanti che anche con un sorriso, con un abbraccio, con un qualcosa mi hanno regalato una bella giornata. Anche nel semplice mi hanno regalato una bella giornata. Ringrazio tutti i partecipanti, sia quelli che vedete qui stasera ma anche quelli che avete visto durante il pomeriggio. Niente raga, ringrazio tutti e come al solito, come dico sempre, iscrivetevi, un mi piace e sempre e comunque non arrendetevi mai, continuate a sognare fino alla fine perché prima o poi le soddisfazioni arrivano ragazzi, prima o poi arrivano. Un grande abbraccio a tutti, ciao raga, un bacione. I've been flying from town to town.